Di quanto organico dispone la Polizia Municipale di Arezzo? Quanti siete? Allora, in questo momento abbiamo un organico un po' ridotto da problematiche dettate dalle varie normative che si sono succedute, che hanno sfalciato proprio il numero degli organici. Oggi siamo 81, ma da questo organico dobbiamo detrarre una collega che è in comando al Comune di Firenze. E un'altra collega che purtroppo per noi è da lungo tempo che è in aspettativa perché è malata, quindi praticamente siamo in 79. Se lei riconsidera che siamo 79 spalmati su 3 turni, vede che forse non siamo sufficienti per tutte le incombenze che la città ci richiede, e la città ne richiede sempre di più e richiede sempre più professionalità a questi uomini con la divisa. I turni alla Polizia Municipale come sono organizzati? Ci diceva sono su 3 turni. La Polizia Municipale di Arezzo è organizzata in 3 turni, uno dalle 7 alle 13, un altro dalle 13 circa alle 19 e l'ultimo, che è quello che loro chiamano notturno, che io chiamo serale, dalle 19 all'una di notte. Poi sono stati fatti dei progetti in alcuni periodi del comando, non c'ero io però, dove alcune persone arrivavano fino alle 3 della mattina. Di una polizia municipale comunque presente sul territorio con un comando a disposizione dei cittadini, potremmo dire quasi 24 ore su 24, manca veramente l'ultima spanna notturna, ecco. Sì, proprio qualche giorno fa facevo notare anche il numero delle chiamate che pervengono alla centrale operativa e rappresentavo alla politica che chiede giustamente un rapporto a fine anno, poi da presentare alla giunta, da presentare al Consiglio Comunale, e facevo presente che c'è stato un aumento delle chiamate in centrale operativa di quasi il 50% in un anno, nell'anno 2016, il che vuol dire che sempre più cittadini ritengono di affidarsi a questo corpo di polizia e, aggiungo io, e fanno bene.